Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, oggi ho un'altra bella storia da raccontarvi. Sì, perché me l'avete chiesto in tanti, quando si parla di robottoni spesso viene fuori il nome di Voltron. Tante volte in live io mi sono, diciamo, divertito a dirvi: per me Voltron non esiste. Esiste solo Golion. Eh sì, perché Voltron è l'adattamento americano, purtroppo anche neanche, diciamo, un po' storpiato, se vogliamo, di un'opera giapponese che del 1981, che in patria non ebbe un grandissimo successo, ahimè. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchi. Yakujo Gorion, letteralmente il re delle 100 bestie, è un'opera del 1981 creata dalla Toei Animation. La trama in realtà è molto semplice e non si discosta molto da quelle che furono altre storie di quel periodo. In pratica, un gruppo di esploratori spaziali ritorna da un lungo viaggio e ha l'amara delusione di trovare la Terra occupata da un popolo alieno. Questo popolo alieno riesce a catturarli, loro scappano dal pianeta alieno dove erano stati deportati e cadono sul pianeta Altea. Qui incontrano la principessa Fara, che li ospita, li cura e spiega loro che esiste un grandissimo robot, il difensore dell'universo, così almeno è stato tradotto dagli americani, formato da 5 bestie meccaniche, da 5 leoni, con il quale si potrà finalmente liberare la Terra e l'universo intero. Questa è un po' la trama molto semplice di Golion, un'opera di Saburo Yazde, che in realtà, come sappiamo, non è neanche una persona fisica, è uno pseudonimo che veniva utilizzato dagli sceneggiatori. Dietro lo pseudonimo, infatti, di Saburo Yazde, spesso si celano vari creativi. Tra questi c'è il famoso Tadao Nagama, che è l'autore della trilogia romanza, cioè Voltus con Butler Daimos, che insomma non è certamente un autore di basso profilo o di seconda linea, tutt'altro. E in pratica questa storia, in qualche modo, proprio nell'epoca appena successiva, era quel periodo in cui i robot componibili andavano molto di moda. Vi ricordo che nel 76 arriva con Butler, nel 77 arriva Voltus, nel 78 arriva Daimos, ma già prima c'erano stati Zambot, che comunque è un altro robot componibile, Daltanius, che comunque è un altro robot componibile. Quindi sulla scia di questo arriva anche Golion. Non ha un grande successo, ma ci sono alcune curiosità da raccontare sull'edizione italiana e soprattutto sull'edizione americana. Una delle curiosità legate a Golion è proprio questa, cioè è stato uno dei primi anime robotici ad essere trasmesso dalle TV private in Italia. Infatti arriva su Canale 5 il 22 settembre 1982. Tuttavia, delle 52 puntate previste ne uscirono solo 26. Il motivo ci è ignoto e probabilmente, non so se questa cosa fosse legata agli ascolti, ma non credo, perché i bambini italiani di quel periodo, contrariamente ai loro omologhi giapponesi, avevano apprezzato molto l'opera, ma a un certo punto arriva Golion, dopo 26 puntate, sparisce, non lo vediamo più. In realtà non è proprio così, ma andiamo per gradi. Nel frattempo gli americani si erano innamorati dei 5 leoni e decisero di importare dal Giappone questa serie Toei e di adattarla. Toei Animation aveva prodotto nel 1981 e nel 1982 Golion e subito dopo Kiko Kantai
Die Rugger 15. Queste due serie vengono prese dagli americani, fuse insieme e nel 1983 esce Voltron. Voltron è un'opera, diciamo, ibrida, che vede nella prima parte, ovvero i primi 52 dei 124 episodi totali, vede quello che è Golion, quindi le 52 puntate di Golion, mentre nella parte successiva, nella stagione successiva, i 5 leoni vengono sostituiti da 15 mezzi stradali, macchine, che si uniscono proprio a formare quello che nella serie viene chiamato Vehicle Voltron. Quindi il Vehicle Voltron, e la storia cambia praticamente, spariscono i piloti dei Cinque Leoni e inizia un viaggio interstellare nella quale questi 15 veicoli combattono il male. Ma la cosa essenziale è che le due serie non erano neanche collegate nella loro nascita originale giapponese, questa è una cosa che va detta, ma fu un successo talmente grande, talmente importante di Voltron negli Stati Uniti, che la World Events Production, che era il produttore americano che aveva preso questi pezzi e li aveva uniti insieme, chiese niente meno alla Toei di produrre ex novo altri episodi di Voltron da poter inserire nel completamento della stagione. E quindi furono prodotti altri 20 episodi appositamente da inserire nella serie di Voltron, e per questo si arriva a un totale di 124. Per essere precisi, 52 episodi di Golion, a questi vengono aggiunti 52 episodi di Dairaga, e i 20 prodotti ex novo vengono attaccati a questa serie e si raggiunge il numero appunto di 124. Un successo senza precedenti, che diciamo era un'operazione che gli americani avevano già realizzato, che avevano già realizzato con Force 5, con Robotech, e funzionò benissimo anche con Voltron, tanto che quest'opera è più famosa e più amata in America che nel suo paese di origine, tanto che nel 2016 la DreamWorks ha prodotto una serie ex novo remake dal titolo Voltron The Legendary Defender, e non si parla di Golion, si parla proprio di Voltron, perché ormai Voltron per gli americani ha una sua assoluta identità. Questa è, diciamo, un po' la storia di le curiosità che sono intorno a quest'opera. L'ultima curiosità riguarda proprio la versione italiana, perché arriva su Canale 5, vengono trasmessi i primi 26 episodi, poi la serie sparisce. Tornerà col nome cambiato per ricominciare da zero, e la cosa molto particolare, Voltron in Italia viene trasmesso per 52 episodi, che sono esattamente la durata invece di Golion. La parte con Dairaga e i 20 episodi supplementari nel bel paese non sono mai arrivati. Quindi abbiamo visto le prime 26 puntate di Golion, ah bello Golion, il leone, la spada di fuoco, eccetera eccetera, finito, ma che fine ha fatto? Ricomincia, dice Voltron, i leoni, la spada di fuoco, ma scusa, ma non era Golion? No, è Voltron, no, è Golion. Dopo un po' non ce ne siamo neanche più fatti la domanda, e Voltron ha soppiantato il nome Golion fino ai giorni nostri, tant'è vero che anche nei giovani di quel periodo alcuni non hanno proprio traccia e ricordo del robot Golion. Quindi i 52 episodi di Voltron che sono arrivati da noi sono esattamente i 52 episodi di Golion. Quindi noi Golion in Italia l'abbiamo visto tutti, tutto, anche se l'abbiamo visto col nome Voltron. Ma adesso raccontiamo un po' le caratteristiche di questo robot. Come abbiamo già detto, Voltron è un robottone, Voltron Golion è un robottone formato da 5 leoni
di colore diverso, con caratteristiche diverse, che hanno un significato anche simbolico diverso. Per esempio i leoni sono giallo, nero, rosso, blu e verde, e ad ognuno di questi corrisponde una diversa ubicazione. Per esempio il leone giallo rappresenta la terra, tant'è vero che è situato in una grotta nel deserto. Quello nero rappresenta l'aria, è situato in una statua di fronte al castello. Il nero è più importante, insomma, è quello che è il corpo centrale del robottone. Il leone rosso rappresenta il fuoco, e infatti esce da un vulcano. Il leone blu rappresenta l'acqua, e esce da un lago nei pressi del castello. E il leone verde naturalmente rappresenta la natura, infatti esso esce da una foresta. Ogni leone ha diverse armi, oltre a quelle fisiche, cioè gli artigli e le zanne, ha anche cannoni laser e lanciamissili, dipende da quali vogliamo utilizzare. In sostanza, se vogliamo ragionare di queste caratteristiche, non c'è una grande differenza tra Golion e Voltron, cioè i leoni meccanici mantengono in senso stretto le stesse caratteristiche in entrambe le opere, cioè sia nell'originale Golion sia nell'adattamento americano Voltron. La parte bella è la storia, diciamo, la leggenda che c'è intorno a Voltron, che viene raccontata anche nell'anime. In pratica ne è una strega che lo inganna presentandosi a lui, al difensore dell'universo, l'arma più potente dell'universo, come un angelo. Voltron si avvicina, ma viene colpito da un potente raggio che lo smembra e lo divide in 5 parti sparse su tutto il pianeta Altea. Sarà poi compito dei giovani terrestri andare a recuperare proprio le 5 parti, quindi 5 leoni, per difendere Altea, l'universo e la Terra stessa. Ecco, una bella storia dove la magia si, come dire, fonde con la tecnologia. Voltron non è ricchissimo di armi. Molti scontri avvengono anche corpo a corpo e solitamente non sono molto lunghi. Questo forse un po' lo differenzia da quelli che sono gli altri robot di quel periodo. Per esempio c'è la spada fiammeggiante che viene generata unendo i pugni, cioè i due leoni della parte superiore si uniscono e da qui esce una spada. È una spada potentissima e solitamente viene usata per concludere i combattimenti e per sconfiggere il mostro finale. Somiglia tantissimo a quella di ovviamente Daltanius, con il quale Golion condivide i leoni, o meglio, in Daltanius ce n'è uno, in Golion ce ne sono 5. A volte dalle mani, diciamo tra virgolette mani, perché le braccia, le mani del robot rimangono le teste dei leoni, vengono sparate delle potentissime raffiche di fuoco che colpiscono e incendiano l'avversario di turno. E poi una variante molto simpatica dei magli perforanti di Gigo, di Goldrick, dei pugni atomici, pugnarazzo dei due Mazinga, e cioè le teste dei robot si sganciano e vanno a colpire perforando spesso e volentieri l'avversario. Non ci sono altre grosse caratteristiche. Solitamente nel racconto, nella prima parte, avviene un combattimento fatto con i leoni non ancora trasformati, dopodiché quando la situazione precipita e ci si accorge che c'è bisogno di far arrivare Voltron, i 5 leoni si uniscono e poi inizia lì il vero combattimento. Inutile dire che per i bambini dell'epoca, almeno quelli italiani, perché vi ripeto, in Giappone non fu questo grande successo, il momento più importante era quello della trasformazione, che in quest'opera è particolarmente iconica, particolarmente lunga e particolarmente laboriosa. Sappiamo che spesso era un riempitivo: uno per fare un minutaggio, due per riciclare un malloppone di animazioni che era sempre lo stesso e veniva riutilizzato puntata per puntata. Questioni di budget. Giudizio finale: Voltron è un'opera che fotografa il suo tempo. Io lo considero 1981, lo considero
specialmente Golion, un po' l'ultimo dei Moicani, cioè il mondo dei super robot andava piano piano a sparire, soppiantato da quella forza travolgente del Real Robot e di altre serie, come La nascita dei Battle e tutto il resto, che cominciavano a destare un grande interesse nei giovani giapponesi prima e poi di tutto il mondo dopo. Quindi Voltron è proprio, come dire, l'ultimo giapponese sull'isola che ancora pensa che la seconda guerra mondiale non sia finita. È una storia che è un po' stanca, obiettivamente, che noi ricordiamo con grande affetto, come tutte le storie di quel periodo, ma che in realtà dobbiamo dirci con grande serenità, poi non aggiunge niente di particolare a tutto quello che avevamo, già visto. È l'ultimo forse canto del cigno, perché dopo Voltron di robottoni anche in Italia si sentirà ben poco parlare. Infatti dopo il 1982-1983, a parte alcune repliche, a parte le televisioni private che fecero incetta proprio di prodotti robotici giapponesi, sulle grandi TV a livello nazionale arriverà ancora poco e niente. Che devo dire? Se devo dirvi dal punto di vista del cuore, è un'opera a cui sono molto affezionato, specialmente nella versione Golion, perché quando arrivò mi piacque molto. Dal punto di vista di critico di queste opere, devo dire che certamente ho visto di meglio dal punto di vista del racconto. Perché Voltron nasce sulla falsariga delle opere di Nagama, quindi le cinque macchine che si uniscono. Si tenta di dare una variante, cioè invece delle astronavi che diventano robot, sono cinque leoni che diventano robot, ma la sostanza rimane la stessa, le tute di colori diversi, come i Sentai, come i Gatchaman, è lo stesso modo di Vultus e Combattler che avevamo già visto. Quest'opera non aggiunge assolutamente, dal mio punto di vista, niente a quello che avevamo già visto in quel periodo. Si va a incastrare in un periodo d'oro dove ogni robottone ha avuto il suo momento di gloria, ma sicuramente non verrà annoverato tra i migliori di sempre. Discorso a parte merita negli Stati Uniti, dove una vera e propria divinità, considerato una delle opere giapponesi migliori di sempre, ancora oggi ci sono fanatici e grandi, grandi ammiratori che hanno addirittura spinto, come vi ho già detto, Netflix e la DreamWorks a realizzare una opera ex novo nel 2016. Che dire, questa è la storia di Voltron. Se vi è piaciuta, la storia di Voltron e Golion, lasciatemi un pollice alto, fate in modo che il canale cresca ancora, iscrivendovi e condividendo questi video ovunque voi vogliate. Un ringraziamento particolare ai miei abbonati che mi danno la forza di andare avanti e produrre sempre cose nuove. Noi ci vediamo al prossimo video. Venitemi a trovare su Instagram, su Facebook e in live. Mazin Go a tutti! Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci esploni, con occhi lucidi, cuore e fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella.